Quindi dicevo, vedere due cose principali. La prima cosa che voglio fare è discutere rapidamente il tema di Conquer Bandix, che te conoscerai perché l'avete visto il corso. In realtà no. No, perfetto. Allora io rinuncio, non lo dimostro, però poi prendo un esempio e lo finanzo. Il primo esempio, l'ho detto anche la volta scorsa, è quello dell'Argent Policy. L'esempio che per me è abbastanza oscuro, cioè io non so esattamente i dettagli del modello così come è stato concepito, e poi se vi interessa si può andare a approfondire, c'è un bellissimo libro che è tutto dedicato alle oscillazioni in biologia, quindi tutti i fenomeni biochimici portano oscillazioni, è un libro del Colbert, ce l'ho, c'è un monte di materiale interessante, io ho approfondito una parte, quello delle oscillazioni del calcio, mi interessava per un lavoro di ricerca che ho fatto, Argent Policy non lo conosco bene, però essenzialmente c'è un modello molto interessante dal punto di vista delle applicazioni, quindi lo studiamo. Poi vorrei, lo studiamo, magari non dico esattamente tutti i dettagli per arrivare però al messaggio principale, e la seconda parte della lezione invece vorrei rivisitare rapidissimamente la biforcazione sella-nodo. Visto che abbiamo visto cos'è un punto sella, ora dovremo riuscire a capire perché si chiama sella-nodo. E poi volevo fare un altro esempio, e questo diciamo lo capisco meglio dal punto di vista dell'implementazione proprio dell'idea, perché la matematica è poi ovvia, che è un modello di controllo genico. E poi vediamo che cos'è, e questo modello del controllo genico esiste una biforcazione tipo sella-nodo, la capiamo bene ora perché siamo in due dimensioni, e questa biforcazione ha delle applicazioni interessanti dal punto di vista della biologia che si vuole studiare. Quindi questo è un po' quello che provo a fare se ce la faccio. Allora, tra Conquer Bandix lo enuncio così come è scritto nello Strogatz e mi aiuto con le note in modo tale da mettere per bene le ipotesi. Che il tema Conquer Bandix serve per dimostrare, stabilire l'esistenza di un ciclo limite. La cosa importantissima da ricordarsi è che vale in due dimensioni. In tre dimensioni non vale più perché in tre dimensioni, come sapete, ci sono dei comportamenti diversi. Poi arriveremo tipo caos e attrattori strani che in qualche maniera violano i vincoli che il sistema deve in qualche maniera, ai quali il sistema deve sottostare se la formulazione è limitata in due dimensioni. Quindi, allora, prima ipotesi, quindi queste sono le ipotesi e poi abbiamo la tesi. La prima ipotesi è che esiste R sotto insieme chiuso del piano. Seconda ipotesi, x punto vettore uguale a f di x è un campo vettoriale continuo e differenziabile. Ok, che io la scrivo così, c1, capisco. 3, importantissimo, r non contiene punti fissi. Quarto punto, esiste una traiettoria che chiamiamo C che è confinata in R, ovvero che parte in R e rimane in R per ogni tempo. Quindi esiste una traiettoria C confinata in R. Allora, confinata in R vuol dire quello che ho detto. Okay? Allora, se sono vere queste ipotesi, e se siamo sul piano, cioè in due dimensioni, allora o C è un'orbita chiusa, oppure C spiraleggia verso un'orbita chiusa quando si va all'infinito. In entrambi i casi, R, il dominio chiuso per quello che abbiamo, contiene un'orbita chiusa. E avere un'orbita chiusa vuol dire essenzialmente dimostrare l'esistenza di un ciclo. Ok, quindi ovviamente la faccia corta, per questa ipotesi segue l'esistenza del ciclo limite, cioè di un'orbita chiusa attrattiva. Bene, allora, chiaramente si può dimostrare in maniera rigorosa, però fatemi semplicemente visualizzare quello che ho detto, okay, così si capisce il messaggio. Allora, quello che si sta facendo è enunciare il teorema dei Poincaré-Bendix e il teorema sull'esistenza dei cicli limite. Poi prendiamo un esempio e lo applichiamo per vedere effettivamente che il teorema aiuta nella determinazione del ciclo limite quando il ciclo limite esiste. Allora, l'idea è essenzialmente questa, cioè se noi abbiamo un dominio chiuso del piano, ok, e chiaramente c'è un sistema sufficientemente regolare nel piano, nel piano non ci sono punti fissi, se voi dentro avete una traiettoria che non può uscire
da questa regione è finita, da qualche parte deve andare a atterrare, d'accordo? E se c'è un punto fisso, beh, andrà a cascare tipicamente sul punto fisso. Se il punto fisso non esiste, questa traiettoria deve necessariamente arrotolarsi su un altro tipo di attrattore che, diciamo, non è un punto ma una curva. Questa è essenzialmente l'idea. Ok? Allora, com'è che si implementa questo tipo di ragionamento? Si implementa andando a cercare, e questo è poi facendo nell'esempio, si semplifica concretamente, se non rimane un po' troppo astratta l'idea, si implementa questo ragionamento andando a cercare quella sia una regione di trapping. Cioè, voi avete il vostro spazio delle fasi, e nello spazio delle fasi quello che dovete fare è delimitare una zona chiusa, tipicamente fatta così, con due boundary, due confini, uno esterno e uno interno, che hanno caratteristiche particolari relativamente al campo di velocità. Cioè, il dominio esterno in qualche maniera deve spingervi consistentemente dentro la regione, e la stessa cosa deve accadere per il dominio interno. Cioè, sul dominio interno il campo di velocità deve essere fatto in questa maniera, in modo tale che tutte le traiettorie siano in qualche maniera spinte nella regione che avete delimitato. Per questo siamo di tracking, di intrappolamento, perché qua tutte le traiettorie sono intrappolate, e se non c'è nessun punto fisso all'interno di questa regione, necessariamente le traiettorie devono accumulare da qualche parte, quello che fanno è accumulare su un'orbita chiusa, quindi su un attrattore che non è un punto ma una curva. Ok? Quindi questo si dimostra, potete immaginare, insomma, questi ingredienti possono essere cucinati in maniera ragionevole per arrivare a questa conclusione, però per capire il messaggio, con le facce, prendo questo modello, dicevo prima, della glivolisi, lo studiamo, vediamo, possiamo predire l'esistenza del ciclo limite, e poi, al solito, accendo il computer e vediamo se la predizione. Ok? Adesso siamo al teorema di Poincaré e Bendix. Anche sullo Stroganz non c'è la dimostrazione. Io non credo di averla mai vista in vita mia, però insomma, tanto ci interessa un approccio, se volete, più fisico, no? Per imparare a saperle usare le cose più che a saper dimostrare, ma se uno ovviamente è interessato alla dimostrazione, a parte ne possiamo parlare, uno può anche approfondire se vuole, se desidera, se uno è più curioso degli aspetti matematici della questione, oppure si può approfondire insieme per farvi piacere. Allora, il modello che dicevo, il modello di glicolisi. Allora, glicolisi è un processo che è fondamentale per gli esseri viventi e secondo il quale le cellule riescono a sintetizzare gli zuccheri producendo energia. Bene, allora, questo modello, come dicevo, trae origine da un fenomeno che io non controllo nel dettaglio, questo processo metabolico di sintesi dello zucchero, però alla fine, diciamo, della formulazione il modello si riduce a un sistema bidimensionale di due equazioni accoppiate. E le variabili sono x, che nel modello è la concentrazione di ADP, e l'ADP è l'adenosina di fosfato, che è un nucleotide derivato dall'ATP. L'ATP, come sapete, è impiegato, diciamo, in tutti i processi che richiedono una spesa in termini energetici. L'altra variabile, che noi chiamiamo y, seguendo le indicazioni dello Stroganz, si chiama in sintesi, l'acronimo è F6P. F6P vuol dire fruttosio 6-fosfato, ed è tipicamente un composto che proprio interviene in tanti processi metabolici a livello fondamentale, come peraltro quello della glicolisi. Allora, io scrivo le equazioni di questo modello, non riesco a capire allo stato attuale perché non l'ho approfondito la questione, ma poi ci possiamo tornare sopra perché ci sono certe non linearità piuttosto che altre, e l'equazione è già scritta in termini adimensionali, cioè queste, diciamo, possiamo pensare come concentrazioni che riflettono la densità di questi due attori principali implicati nella dinamica, però poi sono grandezze riscalate opportunamente, come abbiamo imparato a fare in precedenza. La cosa però importante che voglio mettere in evidenza è che questo processo, sappiamo, deve procedere in maniera periodica, cioè ci deve essere un momento in cui il sistema è attivato, un momento in cui invece viene attivato, e poi la cosa deve continuare in maniera regolare, come molti processi, diciamo, che attengono alla vita, insomma, ci deve essere una regolarità, e questo è uno di quelli. Bene. Quindi l'importante è avere un modello che sia pensato in modo tale da soddisfare i vincoli della dinamica del processo biologico, e qui stendo un velo, ok? Però questo modello deve arrivare a riprodurre le oscillazioni che necessariamente si riscontrano. Allora, il modello appunto è questo, le equazioni sono,
queste specifiche tanto non ci interessano, abbiamo un modello di due funzioni del primo ordine accoppiate, quindi x punto e y punto, e la funzione per x punto è meno x più a y più x quadro y, e poi l'altra equazione è d meno a y meno x quadro y. Quindi c'è una non linearità cubica che accoppia i due sistemi, va bene? Allora, vogliamo studiare la dinamica del suo sistema, poi specialmente mettendo in evidenza l'esistenza del suo ciclo di Lenz. Allora, tutto quello che dobbiamo fare è al solito lavorare nello spazio delle fasi, che sapete è yx. Siccome queste sono concentrazioni di grandezze definite, cioè praticamente positive, dobbiamo operare soltanto nel primo quadrante. E la prima cosa che si fa quando c'è un sistema complicato come questo è andare a disegnare nello spazio delle fasi quelle che si chiamano le null clients. Questo non l'abbiamo mai fatto, lo facciamo la prima volta. Quindi, se volete, in questo esercizio anche lo scopo di aiutarci a disegnare un diagramma tratto di fase di un sistema complesso, delle non linearità non banali. Allora, cosa sono le null clients? Le null clients sono essenzialmente delle curve particolari su questo piano che ci aiutano a organizzare il campo vettoriale, ci aiutano a intuire quello che succederà in un generico punto dello spazio delle fasi. Come si determinano le null clients? Beh, si va a cercare la condizione per la quale x punto è uguale a 0. Cosa vuol dire che x punto è uguale a 0? Beh, se x punto è uguale a 0, ci rimane, in termini di velocità, soltanto la componente y punto. E la componente y punto, se la pensate come una freccia orientata nel piano, beh, essenzialmente se y punto è diverso da 0, vuol dire che nei punti dove x punto è uguale a 0, il campo di velocità è verticale, ascendente o discendente. Mi manca la componente orizzontale. Giusto? Alla stessa maniera, posso andare a imporre y punto uguale a 0 e in tutti i punti del piano dove y punto è uguale a 0 mi resta generalmente la x punto diverso da 0. Quindi vuol dire che in questi punti il flusso della velocità è orizzontale, verso destra e verso sinistra. Poi chiaramente quando queste due condizioni sono entrambe verificate simultaneamente, cioè dove si incontrano queste curve, chiaramente in questo caso avrò il punto fisso e i punti fissi delle dinamiche del sistema. Okay? Quindi noi quello che abbiamo fatto finora è andare sempre a cercare i punti fissi, però in realtà ci sono dei passi intermedi che si possono fare che aiutano l'interpretazione della dinamica dello spazio delle fasi. Bene? Quindi questo è un passo che va sempre fatto in qualche modo. Allora, cominciamo con x punto uguale a 0. Quindi se guardate questa equazione qui, quando x punto uguale a 0, se voglio pensare alla condizione che discende da x punto uguale a 0 con una curva, il piano y di x, quello che devo fare è ricavare da x punto uguale a 0 un'equazione per x con y di x. Così posso essere in grado di tracciarla. Ciao. Aspetta. Allora, quindi, se andate a imporre questa condizione, cosa abbiamo? Abbiamo y uguale a abbiamo x diviso a più x quadro. Ok? Questa è la condizione che ottengo, scusate, non l'ho scritto, imponendo x punto uguale a 0. Bene? E viceversa, se impongo qua y punto uguale a 0, ricavo l'espressione per la curva y uguale a b diviso a x quadro. Quindi la prima cosa che possiamo fare è disegnare queste due curve nello spazio delle fasi. Ok? E allora, cominciamo con questa. Quando x è uguale a 0, abbiamo y uguale a b su a, quindi diciamo qua abbiamo b su a, e poi asintoticamente questa curva va a 0. Quindi noi otteniamo una curva che è tipicamente fatta così. E se invece disegno quest'altra curva, questa parte da 0, quando x uguale a 0, questa curva uguale a 0, poi asintoticamente va anche lei all'infinito, però ce l'ha più lentamente di quest'altra, perché c'è la x al numeratore, e tipicamente quello che succede, lo potete calcolare, c'è un massimo, mi pare, venga fuori un massimo di radice di a, insomma c'è un massimo da qualche parte. Quindi mi interessa l'immagine così qualitativa, poi se volete i dettagli lo potete fare più precisamente, e quello che si trova è un profilo fatto così.
il massimo sta prima del punto di intersezione. Ok? Questa è l'idea. Allora, come vedete, abbiamo un punto, questo, nel quale simultaneamente x punto e y punto sono uguali a 0 e quindi questo è il punto fisso della piramide del sistema. Ok? Allora, guardiamo le frecce. Quindi abbiamo detto che quando x punto è uguale a 0 le frecce sono verticali, quando y punto è uguale a 0 le frecce sono orizzontali. Allora, cominciamo a ragionare, magari qui a breve ragionamento, per non fare tutto nel dettaglio, un'altra volta non ci siamo più a ragionare, poi potete completare voi. Cominciamo a ragionare per il caso y punto uguale a 0. Quindi andiamo a cercare le frecce orizzontali. Quindi quando y punto uguale a 0, se mi ricordo bene, l'equazione di primo è questa, quindi è quella che ho disegnato qua sopra. Okay? Quindi tipicamente lungo questa curva, questa qua scusate, avrò frecce orizzontali che puntano a destra o che puntano a sinistra. Come faccio a vedere se puntano a destra o puntano a sinistra? Beh, devo prendere l'equazione col tempo per y punto uguale a 0, questa, e inserirla nell'equazione generica per x punto. Quindi avrò quindi l'informazione sulla direzione della freccia relativa. E andiamo a vedere, cerco di farlo qui, quindi abbiamo, se sostituisco, se sostituisco l'equazione per y, che è questa, qua dentro, ho meno x, okay? Poi posso mettere in evidenza una y qui, quindi andiamo più a più x quadro per y, però la y è data da questa condizione, quindi posso scrivere direttamente b diviso a x quadro. Quindi come vedete questo a più x quadro si semplifica e quello che mi resta è b meno x. Quindi la cosa interessante è che se x è più piccolo di b, x punto è positiva, cioè la freccia va a destra. Se x è più piccolo di b, la freccia va a sinistra. Allora, quindi devo stabilire dove è b. E guardate, b in realtà, se mi ricordo bene, è esattamente questo punto. Cioè il punto di intersezione delle due curve, ovvero il punto fisso. Proviamo a vedere se è vero, ok? E il punto fisso come faccio a trovarlo? Beh, devo richiedere che queste due curve si intersechino. Ok? Quindi devo richiedere che queste due y siano uguali. Vedete subito che se le due y sono uguali, il denominatore sparisce e mi resta la condizione x uguale a b. Okay? Quindi effettivamente questo punto, il punto di intersezione, è esattamente il punto di coordinata x uguale a b. Poi se volete posso andare a calcolare anche la quota corrispondente, però non ci interessa tanto, sto facendo un diagramma qualitativo. Il messaggio che abbiamo scoperto però è che lungo questa porzione della curva che ho identificato, cioè la prima null Kleins, il flusso della velocità è orizzontale e spinge verso destra. Mentre invece, quando scavallo il punto fisso, il flusso della velocità rimane sempre orizzontale, perché questa è la definizione, questa è la definizione della null Kleins, però spinge verso sinistra. Ok? Va bene? Allora, lo stesso ragionamento non lo faccio, ma lo potete ripetere per l'altro null Kleins. Quindi, se fate il ragionamento, arrivate a ottenere questa informazione. Qua la velocità è verticale, questa è la definizione della null Kleins che ho trovato, ma se andate a stimare il segno, vedete qua la freccia punta verso l'alto. Mentre in quest'altra branca, la freccia punta verso il basso. Ok? Allora, se guardate come l'ho disegnato, in qualche maniera già si intuisce che c'è una sorta di moto rotatorio, circolante, attorno a quel punto fisso, vedete? Quindi giustamente questo modello produrrà delle oscillazioni, delle traiettorie periodiche che posso sperare di andare a capire e interpretare con questo teorema di Poincaré e Bendix. Ok? Allora aspetta, faccio un riassunto perché sennò non ci capisci niente, è rapidissimo. Quindi quello che stiamo facendo è cercare di studiare l'esistenza dei cicli limite, cioè delle orbite chiuse. Quindi io ho enunciato un teorema che si chiama teorema di Poincaré e Bendix. Diciamo, ora non te lo ripeto, non è importante, lo guardiamo dopo insieme se vuoi, comunque lo trovi sul libro. E il messaggio di questo teorema però è il seguente: se possiamo trovare nello spazio delle fasi una regione chiusa nella quale non ci sono punti fissi, ma nella quale tutte le traiettorie vengono in qualche maniera catturate, si chiama una regione di trapping, allora necessariamente all'interno di questa regione deve esistere una orbita,
in un ciclo di limite attrattivo, verso il quale tendono asintoticamente tutte le traiettorie. Cioè, se c'è una regione di spazio nella quale tutte le traiettorie cascano senza poter uscire, e se là dentro, non l'ho detto, cioè non c'è un punto fisso, allora il sistema deve necessariamente andare a cascare nei pressi di un'orbita chiusa che è un ciclo di limite. Okay? Allora, quello che ho fatto è prendere questo modello, che è un modello particolare di glicolisi, e lo sto studiando per andare a applicare il teorema di Poincaré e Bendixson e ricavare l'esistenza di questa dinamica oscillatoria. Ok? Questa è l'idea. Quindi abbiamo cominciato a disegnare il diagramma relativo. Allora, diciamo, ho disegnato quindi il campo di velocità in questi punti particolari, poi posso usare questa informazione in tutti gli altri punti del piano. E se voi lavorate in questo senso e vi mettete ad esempio in questo punto, beh, è facile intuire, poi questa osservazione può essere resa più rigorosa andando a stimare i segni di x punto e y punto, però, diciamo, ragionando semplicemente con l'intuizione, è facile capire che qua avrete sempre una spinta da questa parte, che è riflesso di questa, che però si combina con una spinta verso il basso, che in qualche maniera anticipa questa. Quindi la combinazione vettoriale delle due spinte risulta comunque in un flusso in qualche maniera che vi porta verso il basso. Alla stessa maniera, questa parte del piano, combinate questa spinta e quest'altra, ok, e ottenete qualche cosa che vi richiama da questa parte. Qui andate verso l'alto e qui piegate da questa parte. Quindi ancora più nel dettaglio si intuisce questo modo voltivoso che in qualche maniera è il precursore del ciclo limite. Ok? Allora, però se voglio dimostrare l'esistenza del ciclo limite, devo trovare una regione di trapping. Allora, come si fa a trovare la regione di trapping? Questa è la parte difficile e peraltro generalmente non intuitiva. Allora, lo Strogatz seleziona questa regione di trapping che io vi vado a rappresentare. Poi dobbiamo cercare di capire perché questa effettivamente è proprio una regione di trapping. Allora, si parte da questo punto, B diviso A, intersezione con l'asse dell'X, e si fa un passo orizzontale fino ad arrivare a B, al punto di coordinata X uguale B. Okay? Poi si scende lungo l'antidiagonale, quindi questa è una retta inclinata a meno 45 gradi, e poi da qui, da qui, si chiude il percorso, tornando poi indietro e risalendo. Okay? Questa, bisogna dimostrarlo, è la nostra regione trapping, perché si tratta di una regione trapping. Peraltro, state attenti, qua dentro c'è proprio un punto fisso, quindi diciamo, bisogna manipolarlo per bene, questo problema è con i bandi. Sono definito una regione, vi dimostrerò tra poco che è una regione di trapping, quindi vabbè, c'è una regione diciamo chiusa che attrae le traiettorie, però qua dentro abbiamo un punto fisso, quindi dobbiamo in qualche modo capire come poi applicare esattamente le condizioni del teorema di Poincaré e Bendixson. Però diciamo, il ragionamento tipicamente è il seguente, se questa è una regione che attira le traiettorie, beh, sul bordo della regione io devo avere un campo di velocità che si spinge verso l'interno. Okay? Allora, su 4, 1, 2, 3, 4 di questi lati, l'osservazione è ovvia e segue un po' dalle frecce che abbiamo già disegnato insieme, quindi non ci perdo troppo tempo. Guardate, se vi mettete qua, su questo bordo, in qualche maniera qua state spingendo da questa parte, perché guardate come ho disegnato la freccia. Quindi non so esattamente come, però qua la freccia punta necessariamente verso l'interno. La stessa cosa avviene qua sul bordo inferiore, avete questa freccia, qua avete una freccia orientata in qualche maniera, comunque chiama verso l'interno. Qua succede la stessa cosa. Su tutto questo profilo il campo vettoriale è quello che abbiamo tratteggiato, quindi avrete una freccia che punta verso l'interno e anche sul bordo superiore, quello orizzontale, fino a B. D'accordo? Fino a B, beh, qua avete una freccia che ti richiama verso l'interno. Quindi, diciamo, sembra una scelta abbastanza ragionevole, però non sappiamo più niente su questa retta inclinata a meno 45 gradi. Cioè, che succede qua? Come definite qua il flusso del campo di velocità? Allora, il ragionamento che fa lo Strogatz è il seguente. E come vedrete tra un secondo, è tutto meno che intuitivo. Bisogna avere un po' di manualità nell'interpretare questi risultati. Il ragionamento che fa lui è il seguente. Allora, mettiamoci a lavorare nel caso in cui x sia molto grande. Quindi se x è molto grande, che cosa posso dire per un sistema? Se x è molto grande, ovviamente posso trascurare i termini lineari e costanti rispetto a quei punti. E quindi abbiamo che x punto, in prima approssimazione uguale a x quadro y, e che y punto è circa uguale a meno x quadro y. Ok?
Ok? Allora, quello che posso fare è sommare membro a membro queste due relazioni. Se le sommo membro a membro ottengo x punto più y punto è circa uguale a 0. Ok, cosa vuol dire questo? È circa uguale a 0, che vuol dire, se volete, che meno y punto è uguale a x punto, poi ricordandovi che y punto è derivata di y in dt e x punto è derivata di x in dt, questa condizione si traduce in che cosa? In dy su dx uguale a meno 1. Cioè, se voi vi mettete a x molto 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 grandi, ok? Se lavorate in questo sistema e guardate a le traiettorie nello spazio delle fasi, dy su dx, la slope delle traiettorie è tipo meno 45 gradi. Ok? Questo vale in generale. Allora, è sostanzialmente una indicazione preliminare di quello che poi uno andrà a fare. Però qua non siamo a x molto molto grande, qua siamo a un punto, diciamo, assolutamente qualsiasi, no? del piano delle fasi. Quindi com'è che questa intuizione si utilizza per arrivare poi a spiegare che in realtà qua il flusso non segue la retta a 45 gradi, che se seguisse il profilo a 45 gradi io non entrerei nella regione di trapping, ma è più inclinato di 45 gradi. Cioè, come faccio a dire che qua effettivamente ho un flusso che mi porta verso l'interno? Okay. Vedete, è l'unico punto nel quale io non so come orientare la freccia. Se questa freccia è appena più orientata, scappo fuori. Devo essere sicuro che la freccia sia più inclinata di 45 gradi. Ma se lavoro a x molto molto grande, l'inclinazione è per l'appunto proprio 45 gradi. Se recupero i termini lineari che ho trascurato, come cambia questa inclinazione? È più inclinata o meno inclinata? D'accordo? Questa è l'idea. Allora, potete rifare essenzialmente lo stesso ragionamento. Io purtroppo devo continuare a cancellare perché la domanda è piccola, però se rifate lo stesso ragionamento sommando membro a membro i termini, tenendo tutti i termini del caso, trovate x punto più y punto è uguale a che cosa? Beh, qui vi resta un meno x, poi ci avete un più b, e qui vedete che al 2 si cancellano sia i termini lineari in y che i termini cubici. Quindi questa è l'espressione che ottengo. Ok? Allora, se ci mettiamo dove ci siamo messi, guardate, io ho cominciato a tirare questa retta inclinata come meno 45 gradi, dal punto, guardate, sono sopra il punto fisso, x maggiore di b. Giusto, cioè ho cominciato dopo aver raggiunto b. Quindi quando x è maggiore di b, il termine al secondo membro è minore di 0. E quindi ho che x punto più y punto è minore di 0. Ma se x punto più y punto è minore di 0, io posso reiterare esattamente il ragionamento fatto prima. Cioè posso scrivere che meno y punto è maggiore di x punto. Quindi posso scrivere che meno derivata di y di x è maggiore di 1. Giusto? E quindi posso scrivere che derivata di y in dx è minore di meno 1, cioè minore di meno 1 vuol dire che la traiettoria nello spazio di fasi è più inclinata di meno 45 gradi. E quindi essenzialmente sono sicuro che a x finito, non è x molto molto grande, la freccia del campo di velocità è più inclinata della retta a meno 45 gradi che definisce il profilo del bordo selezionato. Quindi essendo più inclinata, beh, il flusso entrerà necessariamente dentro la regione e quindi diventa a tutti gli effetti una regione di trapping. Però non è che è intuitivo fare questa cosa, cioè. Giusto? Va bene? Però quello che abbiamo fatto, quindi, ora la figura è diventata molto molto sporca, ma quello che abbiamo fatto è selezionare questa regione e essere sicuri che questa regione sia a tutti gli effetti una regione, diciamo, per il momento parzialmente di trapping, nel senso che attira tutte le traiettorie. Però il problema è che qua dentro abbiamo un punto fisso, e se il punto fisso è stabile, c'è nessun problema. La traiettoria entra, cosa fa? Entra, spiraleggia, farà quello che gli pare, e poi va a cascare sul punto fisso, se il punto fisso è stabile. Però ragioniamo ora nell'ipotesi possibile che il punto fisso sia instabile. Allora, se il punto fisso è instabile, che cosa fa? Respinge tutte le traiettorie, è un repulsore. Ritorna? Allora, se il punto fisso è instabile, cosa posso fare sempre? E questa è, diciamo, la modalità con la quale si lavora tipicamente con questi problemi. Quello che posso fare è selezionare una piccola regione, se volete proprio una circonferenza, attorno al punto fisso,
a patto che sia stabile. Per definizione di punto fisso sono certo che in tutti questi punti le frecce spingono in questa direzione. Allora, vedete, abbiamo questo sorta di poligono esterno che ho ricamato io ad arte, copiando lo Strogatz, e le frecce puntano tutte verso l'interno. E poi, se il punto fisso è rimasto intrappolato là dentro, è un repulsore, cioè un punto fisso instabile, allora io posso sempre selezionare una piccola circonferenza attorno al punto fisso e sul bordo della circonferenza le frecce spingono verso l'interno, quella a questo punto è veramente una regione grappling, perché i due bordi, i due confini consistentemente spingono le traiettorie all'interno della regione. Regione nella quale a questo punto non c'è più punto fisso. Quindi posso applicare il teorema di Poincaré e Bendixson e posso concludere che questo flusso vorticoso, che ho messo in evidenza prima, deve necessariamente essere attirato su una curva chiusa, su un'orbita che poi è un ciclo di vita. D'accordo? Quindi per chiudere il ragionamento però ci manca un elemento. Ci manca di poter dimostrare che, perlomeno per qualche parametro, qualche scelta di parametri, A e B sono due parametri liberi del problema, ci resta da poter dimostrare che, perlomeno per qualche parametro, questo punto fisso sia un repulsore, cioè un punto fisso instabile. Quindi laddove questo punto fisso è un repulsore, allora esiste la regione di trapping e allora sono certo che il sistema si comporterà mostrando una dinamica un po' cibernetica. Ok? Quindi quello che ci resta da fare per chiudere la prova è andare a caratterizzare la stabilità del punto fisso. Il punto fisso che ho in parte già determinato. Vi ricordate, ho detto che la x del punto fisso, no? La x stella, come abbiamo sempre fatto, è uguale a b. E allora a questo punto, se la x è uguale a b, posso andare a determinare anche la y utilizzando una delle due funzioni che ho scritto prima. Mi pareva una fosse b diviso a più x quadro, e quindi tipicamente avrò che la y è b diviso a più b quadro. Ok? Allora, vediamo, questa qui dovrebbe essere una cosa che salto, così non la facciamo nel dettaglio, vi do gli elementi e poi i conticini semplici li fate voi. Come si fa a far vedere in questo sistema questo punto fisso, questa y stella, è un punto fisso instabile? Bisogna scrivere la matrice jacobiana e poi andare a vedere la traccia del determinante. Ok? Quindi io vi scrivo la matrice jacobiana copiandola dai miei appunti, insomma è una derivata, poi la valutate a questo punto, quindi non ci dovrebbe essere nessuna difficoltà. E la matrice jacobiana scritta in generale, quindi prima di andare a valutare il punto fisso è questa, meno 1 più 2 x y, il secondo elemento è a più x quadro, poi abbiamo meno 2 xy e meno a più x quadro. Questa è la matrice di Jacobiana. Ora dovete andare a valutare il punto fisso, questo. Quindi ovviamente ottenete un oggetto che è funzione soltanto di a e b. E tipicamente quello che potrà succedere è che la traccia e il determinante cambiano in generale segno a seconda della scelta dei parametri a e b. Ok? Allora, se effettuate questo conto, quello che cioè se inserite queste informazioni qua dentro, calcolate la traccia e il determinante, quello che ottenete è la seguente cosa. La traccia è uguale a A, no scusate, il determinante, prima cosa, è uguale a A più B quadro. Quindi siccome A e B sono parametri definiti positivi, questa è un'informazione importante, il determinante di A è sempre positivo. Ma se il determinante di A è sempre positivo, vi ricordate il piano di lavoro con traccia determinante, sempre a destra, quindi tipicamente avete sempre un punto fisso e può avere caratteristiche diverse, ma un punto fisso. Un nodo, insomma, essenzialmente. Quindi, tipicamente, quello che resta a fare ora è andare a trovare, scusate, il determinante di J, non di A, quello che si chiama il centro dello Strogatz in delta. E l'altra cosa che possiamo andare a fare è trovare tau, cioè la traccia della matrice J, e facendo i conti la traccia della matrice J risulta in questa espressione che scrivo. Abbiamo al denominatore un termine definito positivo, A più B quadro, abbiamo un meno davanti a tutto e poi B alla quarta più 2 A meno 1 per B quadro e poi più A più
al 4. Questo è quello che ragioniamo. Ok? Qui, bypassato questi conti, ma sono veramente banali, che potete verificare. Allora, il punto fondamentale è legato al segno della traccia della matrice jacobiana. Allora, se la traccia della matrice jacobiana è negativa, il punto fisso è un nodo stabile, e allora non ho ciclo limite, perché le traiettorie verranno sintaticamente a cascare sul punto fisso. Se invece la traccia ha segno opposto, cioè positiva, allora in quel caso il punto fisso è instabile e necessariamente le traiettorie devono essere attratte da un'orbita chiusa, così come imposto dal teorema di Poincaré-Bendix. Okay? Quindi l'unica cosa che resta da fare è andare a vedere quando è che la traccia è definita positiva. Ok, in quel caso abbiamo l'instabilità. Allora la traccia è definita positiva, c'è cioè un meno qua davanti, quando tutto questo numeratore è definito negativo. Ok? Quindi se insomma fate il cambio di variabili di quadro in chiamato come vi pare W, questa è la nozione di secondo grado della variabile W, quindi una parabola che ha la concavità rivolta verso l'alto, e quindi basta andare a determinare le due radici di questa parabola, ok? E tipicamente imporre che il sistema si trovi fra queste due radici, in modo tale che la parabola in W è definita negativa, e con questo segno davanti ottenete un'espressione positiva. Okay? Quindi allora, non lo faccio, basta risolvere queste equazioni di secondo grado, ottenete un'espressione per W, e poi due radici, vi mettete a cavallo due radici per andare a isolare la regione dello spazio delle fasi nella quale. La regione dei parametri, scusate, nella quale il sistema ammette traccia positiva e quindi punto fisso in stato. Allora, quello che faccio ora è far vedere come questa regione nel piano di lavoro, ora non mi ricordo cosa ho definito, andiamo a vedere, immagino BA, come questa regione nel piano di lavoro BA appare, cioè la regione nella quale la traccia è definita positiva, e poi andiamo a fare delle simulazioni per vedere se all'interno di questa regione, così come è previsto dal teorema di Poincaré-Bendix, il sistema casca su un ciclo limite, oppure se c'è qualche cosa di sbagliato nel ragionamento abbiamo messo insieme. Ok? Allora, prima di far vedere esattamente quello che succede al computer, vi disegno la figura così come è disegnata sul libro dello Strogatz e poi la riproduciamo insieme. Come dicevo, vado un po' più veloce del solito, ma voglio fare diverse cose, quindi salto qualche dettaglio, adesso non è abbastanza ovvio, se poi invece ovvio non è, non faccio, non fate sapere. Eccolo. Allora, sì, il piano di lavoro è effettivamente BA, copio proprio la figura dello Strogatz, va bene, poi la riduciamo. Quindi si parte da zero e c'è questa sorta di regione fatta così a campana, e all'interno di questa regione il sistema ammette un ciclo limite, perché qua è la regione nella quale il punto fisso è stabile, mentre fuori da questa regione il sistema ammette un punto fisso stabile, quindi nessun problema, le traiettorie vengono sinteticamente catturate sul ciclo limite. Allora, le scale effettivamente per fissare ed è qua si parte da 0, questo punto va ad intersezione circa 1, quindi per avere il ciclo limite B deve variare nella finestra da 0 a 1 al massimo, poi la regione diminuisce man mano che si aumenta A, mentre per A la variazione è molto molto più piccola, a questo punto mi pare che analiticamente venga fuori essere 0.125, quando essenzialmente andate a cercare la condizione per la quale la parabola è tangente all'asse di x, cioè imponete il delta della parabola scritta in doppio uguale a 0 e trovate che c'è una condizione limite sotto la quale non potete più avere la parte della parabola della regione negativa, e quindi non potete più compensare questo segno meno per avere un top positivo. Insomma, questo vediamo. Bene. Allora, vediamo che succede se facciamo. Sì.
Allora, qui come si chiama? In alto a destra. Non è su questo. Sì, però si gioca da sé questo invece al contrario. Sì, c'è cioè, posso lasciare. Allora, qui ci sono due semplici programmini. Che lo so, continuo a promettere, metterò sul sito, non l'ho messo, non lo metterò avanti di Pasqua, probabilmente. Allora, se vede qualcosa, beh, insomma, contentiamoci. Questo primo programmino semplicemente disegno le regioni dello spazio dei parametri A e B che sono delimitate da quella condizione che abbiamo discusso insieme. Okay? Quindi se faccio la figura, questo è quello che ho. Ed è esattamente la figura che c'è nello Strobitz e che ho provato a rappresentare a mano, e come vedete effettivamente qui è arrivato a 0,12, ma penso che cammini fino a 0,125, se mi ricordo esattamente il conticino che ho rifatto ieri. Quindi, se siete all'interno di questa regione, ciclo limite, se siete fuori, non c'è ciclo limite. Allora, per esempio, mettiamoci a lavorare, questa è A e quella è B, scegliamo A 0,06, scriviamocelo, ok? 0,06, questa è la scelta di A, e poi cambiamo B, quindi prendiamo B all'interno della regione, e questo potrebbe ad esempio voler dire B uguale a 0,6, dovremmo essere esattamente dentro la regione, e poi portiamo B sopra A1, quindi prendiamo B uguale a 1,2, e siamo certamente fuori dalla regione di ciclo limite. Quindi ci dobbiamo aspettare se il teorema di Poincaré-Bendixson-Ball e la costruzione della regione K che abbiamo messo a punto vale, ci dobbiamo aspettare questa transizione tra ciclo limite e punto fisso, modulando il parametro B, cioè uscendo dalla regione nella quale il ciclo limite è atteso. Allora, questo si misura, si valuta con quest'altro programma, è sempre il solito, cioè integro le equazioni differenziali del mio modello. Qui i parametri sono A e B, allora qui mettiamo i parametri che ho scelto insieme a voi, 0,06 per A, e B abbiamo detto che è 0,6, va bene? Allora, questo programma fa una cosa, non si limita a registrare una traiettoria, ma fa 10 traiettorie, K che va da 1 a 10, cambiando il punto di partenza. Okay, così siamo sicuri in realtà quel programma è riproducibile e consistente. Quindi per fare questo, prima gli butto l'altra figura, se non me la fa, poi faccio partire questo programma, e tutte le volte scrive 1, 2, 3, vuol dire che ha finito l'integrazione di una traiettoria. Quindi se fate male i conti, siamo dentro, se detto, quindi qua ci dovrebbe essere il ciclo limite. Ecco, questo è il ciclo limite. Allora, quello è l'immagine del punto fisso, che è il nostro ripulsore, e che definisce il bordo della regione di trapping interna, cioè la regione trapping che spinge il flusso verso l'esterno. E poi queste sono tutte traiettorie diverse, non mi ricordo da dove partono, se devono partire dall'asse orizzontale, tutte traiettorie diverse e comunque vengono attratte sullo stesso attrattore che però è una curva con un punto in ciclo limite. Okay? Ma se voi invece cambiate il parametro, come abbiamo detto, cioè mettete era 1,2 e B, dovremmo essere fuori, ben al di là della regione nella quale si applica il teorema di Poincaré-Bendixson, e quindi ci aspettiamo che il punto fisso sia stabile e che le traiettorie vadano assolutamente a cascare sul punto fisso, e questo è quello che succede. Ok? Vanno a cascare sul punto fisso spiraleggiando, e quindi c'è un valore complesso che ci dà la tipica dinamica caratteristica della spirale. Va bene? Quindi questo è come si lavora quando ci sono i cicli limite, e non è in principio facile dimostrare in maniera corretta e consistente l'esistenza della soluzione periodica. Ok? Allora, quindi questa è la prima parte. Chiudiamo su cicli limite e abbiamo la seconda parte che voglio raccontare oggi. Quindi, se avete un altro modello, quindi se volete un altro esercizio, facciamo altri fare semplici esercizi. Si ferma anche in salita? Sì. Voglio rivisitare il concetto di biforcazione tipo sella nodo, visto che sappiamo ora cos'è un punto sella, e possiamo dire l'origine del nome, biforcazione sella nodo, e poi prendiamo un esempio interessante nel quale vediamo quale può essere l'implicazione pratica di rintracciare nel modello una biforcazione di questo tipo.
Allora, quindi se vi ricordate, quando abbiamo parlato delle biforcazioni, abbiamo dato tutte le varie forme normali, ma la forma normale della biforcazione, se la trovavamo in una dimensione, era questa: x punto uguale a mu, il parametro di controllo, quello che poi dettava l'insorgenza della biforcazione, mu meno x quadro. Ok? Allora, eravamo in una dimensione, ora siamo in due dimensioni. Quindi devo accoppiare a questa equazione un'altra equazione se voglio ottenere un sistema bidimensionale. Cosa faccio? Accoppio a questa forma normale una equazione banale che rappresenta un flusso contraente, cioè un flusso statico. Okay? Quindi questa l'abbiamo già usata tante volte, vuol dire che nella direzione y il sistema converge. Ok? Allora, a questo punto l'unica cosa che voglio fare è tracciare nuovamente il diagramma rappresentativo che spiega l'insorgenza della biforcazione. Stavolta però è una biforcazione che non vive in una dimensione, ma vive cumulativamente in due dimensioni. Quindi lo spazio delle fasi stavolta è fatto così, x e y. Ok? Va bene? Allora, se abbiamo mu maggiore di 0, cosa succede? Quando mu è maggiore di 0, se vado a guardare i punti fissi devono soddisfare in parte x punto uguale a 0, questo vuol dire che x deve essere uguale a più o meno radice di mu. Più o meno radice di mu che esiste quando mu è maggiore di 0. Contestualmente y deve essere uguale a 0. Quindi i punti fissi stanno sull'asse delle x e si trovano uno da una parte e uno da quell'altra. Ok? Va bene? Allora, se io voglio capire come il sistema si organizza, questa volta non più sulla linea, come facevamo al tempo, ma nel piano, devo andare a guardare le varie frecce, quelle orizzontali e quelle verticali, come ho fatto prima. Però qua le nullclines sono ovvie, cioè una nullcline è l'asse orizzontale e l'altra nullcline è l'asse verticale. Le nullclines sono queste regioni dello spazio nelle quali le frecce sono orizzontali o verticali. Ok? Quindi, tipicamente, quello che sto dicendo è che per quanto riguarda l'asse delle x, che è completamente disaccoppiato dall'asse delle y, ho lo scenario che avevamo introdotto quando facevamo lo studio delle biforcazioni in una dimensione. Lo scenario, ve lo ricordo, è questo. Cioè, vengo attratto in questo punto fisso e scappo invece dall'altro punto fisso. Ok? Quindi, lungo l'asse x, che è disaccoppiato peraltro dall'asse y, ottengo che lo ottengo prima. Quindi in sostanza questo è un punto fisso stabile per mu maggiore di 0. Però a questo punto c'è anche la dinamica lungo l'asse di y. E se mi limito a guardare la nullclines corrispondente, cioè questa, è quello che so che lungo l'asse di y la dinamica è contraria. D'accordo? Ok? Però quando io procedo verso i vari punti fissi, posso chiaramente esplorare la direzione ortogonale a quella orizzontale. E lungo questa direzione ortogonale come mi muovo? Beh, come è dettato dall'equazione che ho aggiunto, sempre in modo contraente. Quindi qua le frecce sono sempre rivolte verso il basso, sempre rivolte verso il basso. Allora guardate come sono fatti questi due punti fissi. Questo, quello stabile, è un nodo stabile, perché da qualsiasi parte io arrivi, vengo attratto verso il punto fisso. Quindi ovviamente se voglio disegnare delle traiettorie generiche, ora questo dipenderà dai valori relativi dei fattori contraenti, vi ricordate la forma specifica delle traiettorie, però se azzardo una curva, beh, questo è quello che ad esempio posso trovare. Quindi questo è un nodo. E qua che sta succedendo? Qua guardate, ho un punto fisso che in realtà ha una direzione stabile, quella che ho aggiunto, l'asse delle y, e l'altra direzione, quella che c'era già prima, è instabile. E quindi lui si comporta essenzialmente come un oggetto che abbiamo imparato a conoscere, che abbiamo chiamato punto sella. Okay? Quindi se questa è la forma normale che generalizza il concetto di biforcazione tipo sella nodo a un problema bidimensionale, con l'aggiunta di questa direzione stabile, quello che ci troviamo di fronte, per mu maggiore di 0, è un punto sella e un nodo. Man mano che cambio mu, vado a, ad esempio, caso critico, limite, mu uguale a 0, che cosa trovo? Trovo che, ricordate, questi due punti fissi si avvicinano l'uno all'altro e poi arrivano a collidere. A collidere dando vita a un punto che è metà stabile e metà instabile, quindi qua il flusso è attrattivo e qua è repulsivo. Per questa direzione devo sempre aggiungere la direzione stabile, che è quella
associata all'asse delle Y. Quindi l'immagine del sistema è tecnicamente questa. Ok? Ma cos'è avvenuto qua? È avvenuta essenzialmente una collisione fra, questa volta li possiamo anche chiamare il loro nome, fra un nodo e una serie. Okay, quindi questa è una biforcazione, se guardate nella direzione inversa, quella che va da mu negativo, quando non esistono punti fissi, a mu positivo, questa è una biforcazione che porta all'insorgenza, all'apparizione di un punto sella e due nodi. E per questo si chiama biforcazione punto sella. Ok? Quindi qui è dove si capisce l'origine del nome del sistema. Allora, potrei anche provare, lo faccio un secondo, giusto così per darvi anche questa informazione, a volte è importante quando uno poi si trova davanti a dei problemi concreti. Potrei provare anche a speculare sulla forma sulle caratteristiche del diagramma del ritratto di fase quando mu è minore di 0. Quando mu è minore di 0 non ho punti fissi, perché i punti fissi sono spariti essenzialmente, e quindi come sono fatte le linee del campo delle velocità? Beh, essenzialmente è così, scappiamo sempre verso sinistra lungo l'asse delle y, veniamo sempre a tratti lungo l'asse delle x, invece andiamo a tratti lungo l'asse delle y, e quindi le traiettorie hanno tipicamente questa forma. Ma nonostante, questa è un'informazione interessante che voglio darvi, nonostante quando ci sia nell'origine più il punto fisso, in qualche maniera questo punto fisso lascia un'immagine, permane il ricordo di questo punto fisso. E in questa regione dello spazio le traiettorie rallentano, la dinamica diventa quasi congelata. Quella che si chiama un collo di bottiglia, un bottleneck, o una regione fantasma, nella quale si sente ancora il punto fisso, anche se il punto fisso non c'è più. E quindi in questo collo di bottiglia le traiettorie impiegano molto tempo per riuscire ad attraversare il collo di bottiglia stesso e poi continuare la loro dinamica, la loro marcia a basso spedito. Okay? Quindi a volte nei sistemi dinamici, anche se non ci sono esattamente i punti fissi, c'è il ricordo dei punti fissi che hanno un impatto importante nella dinamica del sistema. Ok? Va bene? E il capo di dover avere a che fare con questi sistemi. Per esempio, ieri con Clemont studiavamo un sistema di questo tipo e l'algoritmo per la ricerca di Z citava dei punti fissi, che sono punti fissi per il sistema numericamente, perché sono dei punti nei quali convergenza 10 a 2 a 12, 10 a 13, ma in realtà non sono punti fissi. Il sistema è quasi un punto fisso, ma non è un punto fisso, quindi non è che si ferma, rallenta in maniera molto pronunciata, e questo diciamo bisogna riuscire a capirlo con gli strumenti, che sono quelli che stiamo mettendo. Va bene? Allora, quindi quello che voglio fare è a questo punto discutere un esempio nel quale vediamo una biforcazione in due dimensioni di tipo sella nodo, e poi vediamo qual è l'implicazione di questa biforcazione per il problema che introduco. Allora, il problema che introduco è quello della regolazione genica, e quindi non è che ho tempo di discutere molto la biologia del problema, dico delle cose che credo che siano note a tutti, poi vediamo se non lo sono, approfondiamo. Allora, quindi sapete sicuramente dalla scuola superiore, dalle letture che avete fatto, come funziona più o meno la dinamica, se volete, di una cellula. Quindi sapete tutti, abbiamo il DNA che sta all'interno del nucleo, e poi nel DNA è stoccato tutte le informazioni genetiche del sistema, che ci sono i geni, e i geni codificano per le proteine. Qua cosa succede? Ovviamente si duplica il DNA, si creano delle piccole stringhe chiamate mRNA, nelle quali è contenuta l'informazione della proteina che il sistema deve andare a produrre. Queste piccole catene, le mRNA, abbandonano il nucleo, vanno nella cellula, all'esterno del nucleo, e incontrano dei siti dove vengono prodotte le proteine, sono tipicamente ribosomi. Quindi ci sono questi DNA, mRNA, e l'mRNA viene letto dai ribosomi che producono le proteine. Le proteine sono poi gli strumenti con i quali il sistema cellulare funziona.
ok? Questa è un po' la cascata, il processo di trascrizione. La cascata verticale, però, negli ultimi anni si è capito, insomma, diversi decenni, si è capito che deve esistere in qualche maniera anche un meccanismo di feedback, di ritorno, nel quale la produzione delle proteine è attivata quando ce n'è bisogno. Cioè, tipicamente, il gene, quello che sta nel DNA, è stimolato, o meglio, l'mRNA associato al gene è stimolato, a produrre proteine quando di proteine ce ne sono poche, quando diciamo c'è bisogno che questo sistema venga attivato. Quindi la sfida è cercare di capire come un sistema complicato di questo tipo possa autoregolarsi, cioè possa decidere di produrre quello di cui c'è bisogno, quando ce n'è bisogno, in maniera auto-organizzata. Quindi ci deve essere da qualche parte una sorta di interruttore genico che scatta un bisogno. Allora, questo modello che vi racconto è il tentativo di descrivere un tipo di interruttore genico, cioè come il sistema possa spontaneamente arrivare a decidere se lavorare in una condizione nella quale la proteina è prodotta oppure sopprimere la produzione della proteina e quindi silenziare, come si dice, il gene. Okay? Questo è lo scopo. Allora, e questo si capisce con una bifurcazione di tipo sella nodo, concretamente, per il caso ci interessa. Allora, scriviamo le equazioni del caso e poi queste ve le racconto, spero, un po' più nel dettaglio per spiegare veramente quali sono le ipotesi che si nascondono dietro un modello. Però diciamo, in tutte queste occasioni abbiamo discusso i modelli, spero che magari sia anche chiaro la modalità con la quale uno lavora, cioè tipicamente ha in mente un processo, ha in mente quali sono gli elementi chiave fondamentali del processo e poi li cucina anche, se volete, in modo un po' astratto, ma in modo tale che la risposta posteriore rifletta le assunzioni che si sono poste in essere nel modello. Questo è un po' il modo di procedere usuale. E poi, al solito, lavoriamo con sistemi bidimensionali, perché questo è quello che sto raccontando al momento. Quindi, allora, X è la concentrazione della proteina, quindi lo strumento che dobbiamo decidere di produrre o meno. E cosa succede? La dinamica di X punto è di questo tipo. Meno a X, e poi abbiamo un'altra variabile, Y, e Y è riferita all'mRNA, cioè la concentrazione dell'mRNA, l'RNA messaggero, dal quale la proteina dipende, direttamente. Quindi quello che stiamo dicendo qua è che la concentrazione di proteina dipende direttamente dalla quota di mRNA che è presente nella cellula. E c'è poi un fattore di degradazione spontaneo, naturale, perché questi oggetti hanno una durata di vita finita, quindi segno meno, che è proporzionale alla concentrazione delle proteine. Bene? Quindi questo modello lo capisco, questa equazione è ragionevole. Okay? Allora, seconda equazione è quella che contiene le non linearità, perché questa è lineare, ci si impara poco da questa relazione. Allora, la seconda equazione ci dice come cambia la concentrazione di mRNA. Allora, la concentrazione di mRNA dovete pensare come l'attività del gene, cioè se il gene è attivo vuol dire che nel citoplasma ho mRNA e quindi posso, incontrando i siti di produzione delle proteine, cioè i ribosomi, produrre proteine. Questa è l'idea. Okay? E se invece non produco proteine vuol dire che sto silenziando l'mRNA e quindi silenziando il gene immediatamente corrispondente. Allora, l'equazione ha questa forma, poi la discutiamo. Abbiamo la non linearità, x quadro diviso 1 più x quadro. E questa non linearità vi dovrebbe ricordare qualcosa che abbiamo già discusso, la tipica funzione di Hilda, quella c'è di sotto, okay? E poi abbiamo un termine di degradazione, meno b, meno b, y. Allora, questo è semplice, cioè anche l'mRNA ha un tempo di vita finito e dopo un po', diciamo, sparisce. Va bene? Quindi questo è ovvio. Qua che cosa succede? Beh, qua stiamo dicendo che essenzialmente la produzione di mRNA è attivata dalle proteine. Questa è una sorta di feedback, okay? Nel quale il prodotto determina la vita del produttore. Okay? E in che modo? Con una funzione di Hilbert. Con una funzione di Hilbert, se vi ricordate, una funzione sigmoidale, che è fatta così. Cioè che è a zero quando x è piccolo, poi sale e converge quando x è grande a 1. Ok? Quindi tipicamente, diciamo, quando siamo in questa regione, avete un contributo importante, y punto, e viceversa, quando siamo in questa regione, il contributo
sparisce. Okay. Quindi quando ci sono più proteine c'è... Esattamente, esattamente. Perché il meccanismo di controllo che si sta modellizzando in questo processo è quello che prevede il controllo, questo è importante per capire poi perché si cita proprio questa funzione di Hill, l'attività del gene è controllata da due proteine. E questo è il riflesso dell'esponente quadrato che c'è in questa equazione. Ok? Chiaramente uno può scegliere un esponente arbitrario, okay, per dar conto del fattore di salita. In questo modello, che diciamo avrà certamente delle implicazioni particolari, è un modello messo a punto da Griffith nel 1971, in questo modello sono due le proteine che controllano l'espressione del gene e chiamano il gene in funzione, tanto più diciamo, il numero di proteine è rilevante. Perché diciamo, in quel momento il gene deve funzionare in maniera più attiva. Okay? Allora in un modello più complesso ci sarebbero tre equazioni da 2x, x e x prima. In un modello... Per una proteina o no? Aspetta, non ho capito, dimmelo. Cioè, se ci sono due proteine in gioco, in un modello più complesso... Allora, esatto, il modello più dettagliato, più raffinato, più complesso, no, va bene. Cioè, uno dovrebbe prevedere essenzialmente per avere questa attivazione del gene, tipicamente uno dovrebbe avere l'incontro, se vuoi, di due proteine con l'mRNA, con il gene. In qualche maniera, nello spazio del citoplasma, l'mRNA deve incontrare due proteine. Okay, questa è la mossa. Se volete, le proteine fungono da... catalizzatori per l'autoproduzione dell'mRNA. Questo è l'idea del modello. Okay? Allora, uno può fare un modello dettagliato nel quale tiene conto del fatto che le proteine si muovono nel citoplasma, eventualmente incontrano una certa probabilità l'mRNA e questa informazione in qualche modo, poi non evidente, attiva la produzione ulteriore di proteine. Però, per evitare di avere un modello molto più complicato, quello che si fa è si prende una funzione efficace, che però ha l'esponente giusto, 2, perché 2 sono le proteine implicate in questo processo, okay? Questo è il riflesso degli elementi che sono implicati nel processo tipicamente di autocatalisi, okay? Uno prende una funzione non lineare e rappresentativa del processo medio senza dover andare necessariamente a descriverlo nel dettaglio microscopico. Ok? No. No. Dimmi cosa vuoi dire, non ho capito. Ci sono, non capisco perché 2 significa che ci sono due proteine in gioco, perché un modello più raffinato sarebbe dire che x è uguale alla concentrazione di proteina 1 più concentrazione di proteina 2. Allora, invece di scrivere x, sarebbe x più x. No, allora, x, le proteine sono solo di un tipo. Per x. Aspetta, le proteine sono solo di un tipo. C'è solo un tipo di proteine, d'accordo? E quindi X è la concentrazione di un solo tipo di proteine. Quello che si sta dicendo è che bisogna di due copie della stessa proteina per attivare il processo. Okay. Sì, sì. E quindi se tu hai tante proteine, è facile trovarne due che si incontrano con la Y e danno vita al processo. Sì, pensavo quindi, che fossero diverse. No, sono lo stesso tipo di proteine, però quando ce n'è tante nel citoplasma, ne trovi sempre due che ti attivano l'mRNA. E questo ti instaura questo processo autoconsistente che chiama il gene o l'mRNA a produrre ancora proteine. Sì, allora capisco perché. Quando ce n'è poco, invece non ce la fai, insomma, tipicamente. E questo è un modo semplice di rappresentare l'effetto interruttore, ce la faccio o non ce la faccio. Che però, c'è ragione te, potrebbe essere, anche con una singola specie di proteine, potrebbe essere spiegato più nel dettaglio. Ma in quel caso X non sarebbe X quadro, sarebbe soltanto X. Esattamente, sì. Va bene? Allora, l'esponente 2 però, non so se si intuisce questa cosa, ma se no se ne può provare a parlare più diffusamente, l'esponente 2 è il riflesso diretto del numero di copie della famiglia di proteine che è implicata. Del processo. E questo esponente vi dà conto del profilo della funzione singolare, di come sale, di come rilassa. Okay? Vabbè, insomma, questo è un po' l'idea. Allora, a questo punto abbiamo un modello, qualcosa si è capito, ma questo modello, quindi proviamo a studiarlo. Allora, proviamo a studiarlo e usiamo le solite tattiche di sempre. Quindi
E oggi abbiamo parlato delle null clients e continuiamo a lavorare con le null clients. Quindi quello che dobbiamo andare a fare è tipicamente imporre in prima istanza x punto uguale a 0. Se x punto è uguale a 0, quello che abbiamo è che y è uguale ad a per x. Questa è la prima null client. E d'altra parte, se y punto è uguale a 0, quello che abbiamo è che y è uguale a 1 su b x quadro diviso 1 più x quadro. Ok? Queste sono le due null clients. Allora, vi ricordo, null clients vuol dire quando x punto è uguale a 0, le frecce del campo di velocità sono verticali, e quando x punto è uguale a 0, le frecce del campo di velocità sono orizzontali. Ok? Allora, quello che facciamo è, al solito, disegnare il diagramma di tratto di fase e poi cominciamo a completarlo con le informazioni rilevanti del caso. Allora, diciamo, non so dove fare una figura, faccio qui e poi la provo a mantenere. Quindi abbiamo sempre y e sempre x, ok? Al solito queste sono concentrazioni, quindi devono essere definite positive. Abbiamo in questa null clients una funzione che tipicamente è la funzione di Hilbert riscalata, quindi è una funzione sigmoidale. Quindi se la disegno sarà un oggetto fatto tipicamente così, ok? E l'altra null client invece è una retta con pendenza che posso controllare il parametro A. Quindi se scelgo il parametro A in maniera, diciamo, idonea, avrò tre intersezioni tra le due null clients. Le intersezioni sono: una è sempre nell'origine, poi un secondo lo vediamo meglio, ce ne avrò un'altra intermedia e poi ce ne avrò una qua, giusto? Però se io cambio l'inclinazione della retta, in particolare la rendo più inclinata, cioè aumento A oltre un valore solido, e poi per un secondo sono in grado di calcolare esattamente, ovviamente l'unico punto di intersezione rimane l'origine. Ok? Quindi già da questa figura si intuisce che un parametro di controllo, che poi sarà quello che determina l'insorgenza della biforcazione, questo interruttore efficace tra i due regimi di funzionamento del gene, e un parametro di controllo intelligente da utilizzare è A. Al valore di A, se A è sopra una certa soglia, e passa da tre punti fissi a un punto fisso. Questo si intuisce e si capirà meglio nella biforcazione, che poi ha delle implicazioni per il problema biologico che stiamo trattando. Ok? Però partiamo con questo problema, e se partiamo con questo problema andiamo a capire meglio i punti fissi. Poi io provo a cancellare questa roba, poi tanto ce l'avete scritta, se no rimane lì, non l'avete scritta. Quindi andare a cercare i punti fissi vuol dire andare a imporre uguali le due y nelle due locanze. E quindi abbiamo che ax deve essere uguale a 1 su b x quadro 1 più x quadro. Quindi qua abbiamo la soluzione ovvia, che vediamo anche dalla figura, x uguale a 0. Quindi sicuramente x uguale a 0 è il primo punto fisso del sistema, okay, che esiste sempre. E poi l'altro punto fisso lo posso determinare andando a risolvere questa equazione. Lo facciamo perché impariamo diverse cose. Quindi quanto b di qua abbiamo ab, poi facciamo 1 più x quadro, e dall'altra parte mi resta una x. Quindi l'equazione che devo risolvere è ab x quadro, poi c'ho meno x più ab uguale a 0. Quindi vabbè, le equazioni sono sempre le equazioni semplici. X 1,2, le soluzioni sono 1 più o meno la radice di 1, e poi abbiamo meno 4 volte ab al quadrato, e poi devo dividere per 2 volte ab. Okay. Allora, qua essenzialmente c'è scritto quello che cercavamo di trovare, cioè abbiamo due punti fissi, okay? Entrambi sono accettabili quando il delta, cioè quello che sta sotto la radice, ha segno positivo. Okay? Invece queste due soluzioni spariscono, avete visto dalla figura prima che spariscono, e quando il delta, cioè questo oggetto, è esattamente uguale a 0. Quindi da qua possiamo trovare il valore critico del parametro A
oltre il quale non ho più la resistenza dei tre punti fissi, cioè posso trovare il valore di A per il quale ha luogo la biforcazione, se la chiamo già col suo nome, ok? Quindi quello che abbiamo è 1 meno 4AB al quadrato uguale a 0, e quindi abbiamo che A è uguale a 1 diviso 2B. Questo è il valore critico, andiamo a C, del parametro A, quello che poi va a indurre la biforcazione. Ok? Allora, l'altra cosa interessante che posso andare a stimare, e mi servirà dopo, è la seguente. Al punto di biforcazione, cioè quando A assume questo valore, quanto valgono x1 e x2? Al punto di biforcazione questo è sparito, per definizione. E 2AB è per definizione uguale a 1, ok? Questo vincolo. E quindi è x1 che è uguale a x2 al punto di biforcazione, che è uguale, se volete, a x stella, è uguale a 1. Quindi quando A è uguale a C, x1 e x2 coincidono, è lì che abbiamo un punto di biforcazione, e questo punto di biforcazione avviene a x uguale a 1. Non capisco. Cioè, il punto critico è il punto... Allora, io ho calcolato i tre punti fissi. Sì. No? Questo è il primo, l'ho messo da qua. Da 3 a un punto fisso. Allora, questo è il valore critico del parametro. Esatto. Il valore critico del parametro, se lo disegno, è questo. Verrà sicuramente. Ah, e x è l'intersezione. Okay. Allora, x l'abbiamo definito come il punto fisso, cioè x essenzialmente è il valore della variabile che verifica l'intersezione delle due null clients. Da quando siamo al valore del tangente, essenzialmente a c uguale a questo valore critico, questi due punti fissi che cosa fanno? Beh, collidono e vanno a cascare in un unico punto fisso. Ok? Quindi x1 uguale a x2. E quanto vale questo punto fisso? Beh, quello fatto vedere che questo punto fisso, se lo misurate, vale esattamente 1. Ok? Torno. Va bene, quindi queste sono tutte informazioni preliminari. Allora, se io voglio capire quello che succede nel mio sistema, che cosa devo fare? Devo essenzialmente andare a rintracciare la stabilità dei vari punti fissi nella regione quella interessante, cioè nella regione quella per la quale AC è più piccolo di 1 diviso 2b. Quando AC è più piccolo di 1 diviso 2b ho tre punti fissi, e vedrete che questi tre punti fissi sono proprio separati da un interruttore, cioè due di questi tre punti fissi, che sono quelli stabili, sono separati da un interruttore efficace, che è il punto fisso instabile. Però diciamo tutta questa riflessione origina da un problema che ammette tipicamente una biforcazione, cioè lo vedete da qua, man mano che il parametro A viene modulato e per raggiungere il valore soglia AC, cosa succede alla retta che ho disegnato? Questa retta tende a salire e i punti che ho disegnato tendono progressivamente ad avvicinarsi fino a collidere in questo punto, e a quel punto in poi spariscono. Quindi il processo che sto provando a visualizzare è esattamente un'espressione della biforcazione che ho raccontato prima, anche se ancora non è evidente che uno di quei due punti sarà un punto stella e l'altro un nodo stabile. Lo vediamo tra poco. Per vederlo dobbiamo andare oltre l'identificazione dei punti fissi e verso lo studio della loro stabilità. Ok? Quindi facciamo lo studio della stabilità guardandosi però i punti fissi. Quindi che cosa ho bisogno? Ho bisogno... Oh, non so di cosa mi vuole. Cancello tutto e poi continuo a lasciare delle due curve che forse mi interessano. Mi ricordo che AC è questo, e mi ricordo che X stella al punto di biforcazione X stella uguale a 1. Allora, quindi per calcolare la stabilità dei punti fissi posso procedere per via grafica, ragionando con le frecce, cose che qua non ho fatto, però posso andare a analizzare al solito la matrice Jacobiana. Ok? Quindi per fare la matrice Jacobiana ho bisogno delle funzioni non lineari che ho cancellato, quindi vado a ricercare, tanto voi ce l'avete sul quaderno, però se prendete x punto scala come meno a x più y, quindi il primo elemento per l'altro a destra è semplicemente meno a, derivo rispetto a x, il secondo elemento è 1, con questo ho concluso.
Poi la y punto invece dipende da quella funzione di l x quadro più diviso 1 più x quadro, e poi c'è un determine meno di y. Quindi l'elemento a destra è semplicemente meno di, e qui devo fare la derivata della funzione di y. Okay, quindi cosa abbiamo? Abbiamo 1 più x quadro al quadrato, poi sopra c'è un 2x moltiplicato 1 più x quadro, e poi abbiamo meno x quadro per la derivata del denominatore di 2x. Ok? Quindi quello che posso fare è riscrivere questa espressione in termini, questa è la matrice, questa espressione in termini un po' più semplici, cioè voglio manipolare il denominatore, vedere cosa succede. C'ho questo termine e questo termine si cancellano, sono esattamente uguali, e quindi quello che mi resta è 2x diviso 1 più x quadro al quadrato. Giusto? Allora, cosa devo fare? Devo andare a valutare questa matrice nei tre punti fissi e poi traccio il determinante e vedere come si comporta il sistema. Ok? Allora, prima cosa semplice è valutare la matrice J nell'origine 0, 0. Perché dico 0, 0? Perché in realtà il punto fisso è x uguale a 0, ma poi se devo trovare il valore corrispondente di y, devo inserirlo là dentro e mi accorgo che anche y uguale a 0. Ok, quindi il punto fisso è 0, 0. Se vado a scrivere questa informazione là dentro, trovo meno a, 1, e poi abbiamo 0, e meno b. Quindi da qua vediamo che la traccia è negativa, perché è uguale a meno a più b, e il determinante, chiamiamo delta, è positivo ed è A e B. Quindi determinante positivo, traccia negativa, questo è un punto fisso. Sempre. Sia nella regione nella quale ho una sola intersezione che nella regione nella quale ho più di un'intersezione. Cosa vuol dire dal punto di vista fisico o biologico? Vuol dire che il sistema può essere attratto, cioè le traiettorie possono essere attratte nella condizione asintotica nella quale X e Y sono uguali a 0, cioè non c'è né gene né mRNA, che è l'espressione del gene funzionante della proteina. Ok? Quindi non c'è bisogno di tenere attivo quel gene o produrre la proteina che esplica quella particolare funzione alla quale è preposto il sistema. Ok? Va bene? Però quando A è più piccolo di A di C, oltre a questo punto fisso che rimane sempre stabile, se ne attivano altri due. Quindi andiamo a vedere la stabilità di questi due punti fissi. Allora, quello che devo fare, il cancello, quello che devo fare è andare a sostituire qua dentro l'informazione relativa al nuovo punto fisso, cioè il punto fisso che diciamo la coppia dei punti fissi e quelli che nascono per A più piccolo di A di C. Allora, fatemi riscrivere questo elemento per bene. Facciamo il conto, quindi qua abbiamo 2x diviso 1 più x al quadrato tutto al quadrato, okay? E questo x lo devo pensare come x stella, cioè il punto fisso che una volta è x1 e una volta è x2, giusto? Allora, quindi per questo sistema quello che posso fare è andare a caratterizzare in generale il punto fisso e scusate, la traccia determinante e la traccia è sempre uguale a meno a più b, questa non cambia, quindi è sempre definita negativa. Devo vedere cosa succede al determinante. Scriviamoci l'espressione per il determinante. Sto continuando a tenere queste cose perché ho la sensazione che non si molto servono. Se faccio questo punto, cosa ottengo? A per b, e poi ho meno 2x stella, che è o x1 o x2, diviso 1 più x stella al quadrato, il tutto al quadrato. Ok? Allora, io devo ricordare, in realtà, come sono definiti questi punti x1 e x2. I punti x1 e x2 verificano, questo termine posso elevare, esattamente questa equazione. Cioè l'equazione per il punto fisso dopo che ho eliminato la soluzione x uguale a 0. Vedete? Quindi essenzialmente questa è una condizione che è verificata sia da x1 che da x2.
A prescindere dal valore preciso che poi x1 e x2 assumono, entrambi devono verificare queste equazioni. E vedete che qua avete esattamente il termine, o in parte, uno dei termini che compaiono qua dentro, nell'espressione determinante. Quindi io posso essenzialmente dire che questo termine, che a me interessa caratterizzare, è uguale a per b. Sia per x1 che per x2. Quindi il determinante lo posso riscrivere come ab meno, alla cosa è uguale a questo termine? Due volte quel termine lì, quindi due volte a per b, e poi mi resta a dividere 1 più x stella al quadrato. Va bene? Ce lo faccio, poi lo penso. Spero di voi. Abbiamo 2 ab, dicevo, che è il riflesso di questo termine, diviso quello che resta, cioè 1 più x stella al quadrato. Allora, a questo punto la cosa interessante è che il segno di tau è fissato, non cambia. Il segno del delta può dipendere dal punto fisso, cioè da x1 e x2. Okay, andiamo a vedere come. Cancello autrice jacobiana. E quello che abbiamo è che delta è uguale ad a per b, che posso mettere in evidenza. Poi c'è un denominatore positivo, che è questo, 1 più x stella al quadrato, e poi il numeratore c'è 1 più x stella al quadrato meno 2. Quindi al numeratore quello che mi resta è x stella al quadrato meno 1. Giusto? Quindi il segno del determinante dipende dal segno alla fine di x stella al quadrato meno 1, perché questo denominatore è sempre positivo. Ricordate cosa succede al punto di biforcazione. Al punto di biforcazione, che è questo pallino arancione, x stella è uguale a 1. Se io continuo ad abbassare a oltre il valore critico, che succede? Succede che da questo punto nascono due punti fissi. Però un punto fisso per definizione sta a sinistra di 1 e l'altro punto fisso sta a destra di 1. Quindi ovviamente uno è più grande di 1 e l'altro è più grande e più piccolo di 1. Quindi chiaramente, per come ho scritto l'espressione determinante, si vede subito che per un punto fisso, quello che sta a x più grande di 1, per un punto fisso il determinante è positivo. Per l'altro punto fisso, quello che è più piccolo di 1, il determinante è negativo. E quindi quello che ho detto equivale in sostanza a dire che un punto fisso è un nodo stabile, perché ha traccia negativa e il determinante è positivo. L'altro punto fisso, indipendentemente dalla traccia, è un punto sella, perché il determinante è negativo. Ok? Quindi, ricapitolando, per questo modello nel quale le proteine danno un feedback attivo sulla produzione delle proteine stesse, va bene? Facendo quello che diceva la Giulia, cioè più proteine c'ho, più voglio il gene attivo, perché è un feedback positivo. Poi ci sono anche modelli nei quali c'è feedback negativi, eccetera. In sostanza il feedback è positivo, più ce n'ho, più ce ne voglio avere. Ok? Con un'interazione a due proteine per attivare il gene, quello che dicevamo insieme a te, okay? Sotto questa ipotesi, se A è più piccolo di 1 su 2B, che cos'è A? A, se lo ricordate nel modello originale, è il parametro che controlla la degradazione, mi pare, dell'mRNA. Ok? Va bene? La proteina non è un po' come x punto uguale meno x. X punto uguale a meno x, no? Allora, se è meno x la proteina, quindi tipicamente questa relazione stabilisce un legame fra la degradazione della proteina e la degradazione del gene. Okay? Quindi se la degradazione della proteina è inferiore a un certo limite, quindi se non sparisce dal sistema, allora mi trovo nella regione nella quale ho tre punti fissi, di cui uno stabile, l'origine, l'altro stabile, quello a x più grande, e una barriera, vedrete tra un secondo qual è l'effetto della barriera intermedia, che è un punto 0. E la condizione tutto origina dalla capacità della cellula di degradare l'mRNA, la capacità relativa di degradare l'mRNA alla proteina. Se siamo in una regione di parametri per i quali la degradazione della proteina, dicevamo, è più piccola di un mezzo, l'inverso della capacità di degradare l'mRNA, se siamo in questa condizione, allora al luogo ve lo sto per raccontarvi, cioè l'effetto di switch di interruttore dinamico autogenerato dalla dinamica del sistema. Non c'è qualcuno che è lì a
spenge e accende il sistema si autoregola in maniera efficiente per produrre più mRNA se c'è bisogno, oppure per spengere asintoticamente l'attività che è correlata al gene. Il diagramma riassuntivo essenzialmente è questo. Ed è il diagramma nel quale si colgono gli aspetti che provavo a dire a parole. Faccio un'altra figura, ma tipicamente uguale a quella, soltanto che la faccio un po' meno sporca. Spero. Allora, lo spazio delle fasi. In questo spazio delle fasi abbiamo un punto fisso, questo, la regione di interesse, come diciamo, questa. Poi abbiamo il punto fisso, l'altro punto fisso stabile, a patto che asse più piccolo di questo valore, che starà da qualche parte qua, ora non mi interessa essere preciso. E poi ho un altro punto fisso, qua, che invece è instabile. È stabile ma un punto sella. Ok? Ma com'è che si organizza il sistema? Beh, il sistema si organizza in questa maniera. Potete andare a essere più precisi andando a calcolare i vettori, le direzioni principali, eccetera. Quello di cui vi accorgete alla fine, assemblando tutto insieme, è che siccome devo essere attirato su questo punto fisso, devo essere attirato anche su quest'altro, necessariamente la direzione instabile del punto sella, poi il punto interruttore, è questa. Questa è quella che posso calcolare per bene, andando a diagonalizzare la matrice, andando a calcolare i lati vettori corrispondenti. Tipicamente questa è la direzione stabile che deve spingere verso i due attrattori, uno da una parte e uno dall'altra. Allora, da qualche parte c'è anche una direzione instabile, la posso calcolare precisamente, diciamo così. Questo è un modo tipicamente di rappresentarla, non è ortogonale, sarà orientata come orientata, ma sicuramente completa la base dello spazio nel quale mi muovo, cioè lo spazio bidimensionale che definisce il tratto di fase. E se questa è la direzione instabile, questa è la direzione stabile. L'unica cosa che sappiamo è che il punto sella ha una direzione stabile e una direzione stabile. Allora, a questo punto ho finito. Perché ho finito? Perché guardate, se questa è X e questa è Y, a seconda della concentrazione iniziale di mRNA di proteina, cioè a seconda dello stato nel quale mi trovo, che poi alla fine è controllato anche dal grado di degradazione dei composti, a seconda di dove mi trovo, supponiamo di essere qua, vengo attirato asintoticamente verso questa fase, che è quella nella quale sto producendo proteina e gene attivo. Se sono qua, produco proteina e gene attivo. Se invece mi trovo in questa regione dello spazio dei parametri, il sistema asintoticamente va nella fase nella quale il gene è silente, cioè non funziona. Quindi vedete che questo punto sella in realtà funge da, io lo chiamo un punto interruttore, ma una sorta di spartiacque che divide lo spazio delle fasi in due regioni diverse, a seconda di quale regione nella quale si viene a trovare il sistema. Questo poi dipende da tutto il resto, perché chiaramente il sistema è accoppiato in maniera non banale con la dinamica della cellula e delle cellule ad essa vicine, via discorrendo, ok? A seconda della condizione nella quale il sistema si trova, senza andare a intervenire esternamente sul sistema stesso, il sistema, appunto, diciamo, si autoregola, decidendo se funzionare in questa modalità oppure in quest'altra. Questa modalità è quella nella quale non c'è bisogno della proteina e il gene non funziona. Questa modalità è quella nella quale il gene funziona con mezzo dell'mRNA che ha espresso e la proteina viene prodotta in quantità, perché questo è un feedback positivo nel quale la proteina richiama ancora maggiore produzione della proteina stessa. Ok? È un primo esempio semplice di feedback, che però produce questo scenario. Se invece A è sotto il valore solido ADC, che è legato direttamente all'inverso della rete di degradazione dell'mRNA, se questo è il caso, tutto questo sparisce e l'unico attrattore asintotico che abbiamo è questo, okay? Cioè quando tipicamente il gene è silente. Okay? E si capisce questo risultato, perché quando A è più grande di ADC, quando si spenge l'interruttore, vuol dire che ce n'ho troppo magari di proteine, non c'ho bisogno di stare lì a produrne ancora, perché la degradazione della proteina è, diciamo, la proteina è degradata troppo, la proteina viene degradata troppo perché la rete è troppo elevata e quindi tipicamente non riesce a sperare questo feedback positivo sull'attivazione del gene. Si capisce ma la rovescia di come pensavo in prima istanza. Va bene? Quindi questi sono due esempi, riassumendo, che abbiamo visto oggi. Uno è il ciclo limite,
non è banale determinare scegli limite, però la ricetta è quella, teorema di Poincaré e Bendixson, e si trovano in tanti contesti disparati. Tipicamente in biologia sono fenomeni ricorrenti perché gran parte dei sistemi viventi si basano su dinamiche oscillatorie, quindi robuste e riproducibili. E poi invece le biforcazioni spiegano ad esempio il comportamento di questo interruttore genetico che è consistentemente messo a punto dal sistema senza dover ricorrere a un controllo esterno che è più difficile da implementare. Ok? Basta. Allora, vabbè, se ci sono le manovre ci si rivede tra un po' di tempo. Però il programma a questo punto prevederebbe di passare a parlare sempre in due dimensioni di biforcazione di Hopf, poi abbandoniamo le biforcazioni di Hopf ai sistemi bidimensionali e ci occupiamo rapidamente di sistemi in tre dimensioni, e ci accorgiamo, come sapete, di dinamiche più complesse, quelle caotiche, le vediamo rapidamente, e poi per approfondire il concetto di dinamiche caotiche studiamo le mappe e vediamo per la mappa logistica tutta la fenomenologia del caso. E poi, fatto questo, questo conclude la parte generale sui sistemi deterministici. Possiamo fare svariate cose, vediamo quante lezioni mancano e come fare la transizione alla seconda parte del corso. Quello che mi piacerebbe farvi vedere è in parte come questo scenario deterministico viene alterato dagli effetti stocastici, proprio concretamente, in esempi semplici da capire, quasi un seminario se volete, poi con la parte che verrà sviluppata da Franco nella seconda parte del corso avrete gli strumenti per capire nel concreto quello che vi racconterò come introduzione. Oppure un'altra cosa che possiamo fare, vediamo l'interesse che avete, è quella di insistere un altro po' sulla parte deterministica e considerare modelli che tengano conto dello spazio, cioè che siano spazialmente estesi, nei quali non dobbiamo ricorrere a equazioni ordinarie per studiare fenomeni, ma equazioni alle derivate parziali, equazioni di differenziali ordinarie, ma equazioni alle derivate parziali, e lì la fenomenologia degli attrattori è più importante, più complicata, si possono generare dei pattern oltre a dei punti fissi omogenei, come in questo caso, e magari è interessante parlarne se non avete visti in precedenza. Però, diciamo, dopo queste tre lezioni, biforcazione di Hopf, caos per sistemi continui, caos per sistemi a tempo discreto, cioè ci avviamo alla transizione verso la seconda parte, quella nella quale poi apprezzerete le parti più legate alla probabilità. Ok?